Il Signore disse a Mosè e ad Aaron: riferite agli israeliti, questi sono gli animali che potete mangiare tra tutte le bestie che sono sulla terra. Potete mangiare d'ogni quadrupede che ha l'unghia bipartita e che rumina. Ma fra i ruminatori e gli animali che hanno l'unghia divisa non mangerete i seguenti. Il cammello, poiché rumina ma non ha l'unghia divisa, lo considererete immondo. L'irace, poiché rumina ma non ha l'unghia divisa, lo considererete immondo. La lepre, perché rumina ma non ha l'unghia divisa, vabbè, avete capito. Il porco, poiché ha l'unghia bipartita da una fessura ma non rumina, lo considererete immondo. Non mangerete la loro carne e non toccherete i loro cadaveri, li considererete immondi. Mi fermo qui, ma se volete potete continuare a leggere Levitico 11 e scoprire un sacco di animali di cui non avete mai sentito parlare, come l'irace, il nibbio o lo smergo. Smergo. Ok, lo smergo è tipo una papera. Se però siete cristiani e non ebrei, non preoccupatevi. Dio appare a Pietro in sogno e dice che da quel momento può mangiare tutto, perché è stato purificato. E qui, se non credessi a proprio tutto nella Bibbia, direi che a Pietro piaceva il bacon, ma non lo dirò. Insomma, le diete sono sempre esistite. A volte è Dio che ti dice che cosa devi mangiare, a volte è un santone, a volte è un professorone che le sa tutte, altre volte è la bussola morale e spesso è un misto di tutti questi. Ad esempio, un giorno stai guidando per una strada della Tasmania e vedi un agnello a bordo strada. Ti fermi, ci giochi un po', lo accarezzi e poi più tardi ti offrono suo cugino per cena e tu non te la senti di mangiarlo. Poi vai da un amico che ha un coniglio gigante, giochi un po' col coniglio e, insomma, non te la senti più neanche di mangiare il coniglio. E così, uno a uno, elimini dalla tua dieta tutti gli animali pucciosi. Nonostante nel mondo occidentale ci piaccia dare una definizione per ogni cosa, non ne ho trovata una per questa scelta alimentare. Per cui ecco che li chiamerò apucciosivori, cioè coloro che non mangiano animali pucciosi. Se poi, oltre a non mangiare animali pucciosi, non mangiate neanche gli animali che vi fanno schifo, come le rane o le cavallette, allora siete degli apuccioschifosivori. Poi vi regalano un pulcino, oppure vi portate a casa un cucciolo di maiale. Eh sì, mi sono successe davvero entrambe le cose. A questo punto avete deciso che voi non sarete la causa della morte di nessun animale. Ma cosa succede, ad esempio, se un amico vi invita a pranzo ma non sa della vostra scelta? Questo dipende. Ad esempio, se siete buddisti, in questo caso la carne la mangiate, perché Buddha aveva detto che voi non dovete essere la causa della morte di un animale, ma allo stesso tempo sprecare il cibo era una pessima idea. Se invece siete apucciosivori, allora non mangiate, perché voi non potete mangiare il cugino dell'animale che avete accarezzato domenica. Per quanto riguarda il Dalai Lama, invece diciamo che è un onnivoro occasionale. Poi un giorno andate a vedere un allevamento di mucche da latte, quelle che vi immaginate pascolare tra i campi con zio Tobia che va lì con un secchio e le munge, e vi rendete conto che non funziona più così. Le mucche vengono costrette da due blocchi di metallo a stare immobili e una macchina viene attaccata alle loro mammelle per prenderne tutto il latte. A questo punto diventate ovo vegetariani. E da qui il passo è breve, perché un giorno vedete un uovo schiudersi, pensate che ogni volta che mangiate un uovo state uccidendo un pulcino e smettete di mangiare le uova. In realtà non è proprio così, perché ad esempio le galline non covano d'inverno perché i pulcini non sopravviverebbero, però vabbè, avete visto un pulcino e non riuscite più a mangiare le uova. Ed eccovi semplicemente vegetariani. C'è ancora il problema del pesce e dei crostacei. Questo perché probabilmente non vi capiterà di incontrare una aragosta mentre guidate per la strada. Per cui, beh, se decidete che il salmone non è puccioso e quindi continuate a mangiare il pesce, siete pescatariani. Che secondo me dovrebbe essere pescetariani per distinguervi da quelli che mangiano solo pesche. Però, vabbè, a questo punto siete vegetariani per motivi etici. Il che vi distingue ad esempio da chi non mangia carne perché pensa che faccia venire il cancro, o da chi non mangia carne perché pensa che così assorbite tutto il terrore degli animali negli ultimi istanti di vita, o da chi non mangia carne perché una mucca inquina quanto 100 campi di lattughe, o ancora da chi non mangia carne perché Dio gli ha detto di non mangiare carne. Ora però andate a vedere che ore sono e vi rendete conto che il cinturino del vostro orologio ha scritto sopra vera pelle, cioè che è veramente pelle, non umana, però pelle di un animale, animale che probabilmente la pelle la voleva. Se indossate una pelliccia o un paio di stivali di coccodrillo o di pitone, probabilmente vi era già chiaro, ma a volte un dettaglio come il cinturino dell'orologio ce lo si dimentica. Ovviamente potreste pensare che,
Beh, la mucca l'hanno uccisa per la carne e la pelle era lì, quindi non è morta per voi. Però diciamo che non vi basta. Quindi via pellicce e scarpe di pelle, via palle da tennis e tutto il resto. Le regaliamo a qualcuno che ancora non ha una bussola morale moderna come la vostra. Così non dovrà andarlo a comprare, favorendo ancora una volta questa crudeltà sugli animali. Poi continuiamo a riflettere e togliamo dalla nostra vita tutto quello che può danneggiare un animale. Quindi eliminiamo il miele perché il miele deve stare con le api. Ci assicuriamo che il pane che compriamo non contenga strutto. Controlliamo i biscotti che mangiamo a colazione per trovarne uno senza uova. Ci dimentichiamo una volta per sempre di andare a equitazione e prendiamo le zanzare dalla nostra stanza da letto con un bicchiere per non ucciderle. E ora possiamo abbracciare una nuova filosofia di vita e chiamarci vegani. E abbracciato il veganesimo, abbiamo fatto il nostro dovere, giusto? In realtà dipende. Per esempio, secondo alcuni, l'invenzione del fuoco è troppo recente nella storia umana e gli esseri umani non sono fatti per mangiare cibi cotti. O meglio, non sono fatti per mangiare cibi cotti col fuoco. Possono mangiare cibi cotti col sole, ad esempio. Se abbracciate questa teoria, siete crudisti. I crudisti sono di vario tipo. A volte, ad esempio, mangiano il sashimi perché pesce crudo va bene, altre volte sono vegetariani e altre volte ancora sono vegani. Ma siamo davvero fatti per mangiare l'erba dei campi? E se siamo fatti per campare le lattughe e l'erba, perché non abbiamo due stomaci come i ruminanti? E si dice stomaci o stomachi? E poi, tra un fico e una lattuga, non ti mangeresti forse il fico che è molto più buono e ha molte più calorie? E allora? Forse siamo fatti per nutrirci solo di frutta. Ed eccoci fruttariani. Perché quando tagliate una lattuga, state ammazzando una pianta. A questo proposito, mi ricordo che un po' di tempo fa ho letto un articolo di una manifestazione vegetariana, che in realtà era fruttariana, però una non lo sapeva, per cui era andata lì col suo Tupperware pieno di insalata e l'aveva offerta alle altre persone che manifestavano. E il guru se ne era accorto. E aveva preso la sua insalata e gliel'aveva tirata addosso dicendogli che lei era un'assassina. Se non è karma questa. Ma tornando a noi ai fruttariani, c'è una piccola parentesi che devo aprire. Quando diventi così fiscale a proposito della tua dieta, ti vai a ricercare le nozioni di biologia, scoprendo ad esempio che anche il pomodoro è una frutta, e così anche la zucchina, la melanzana e un po' di altre cose. Per cui la dieta dei fruttariani non è così ristretta come sembra. Una volta che sei fruttariano, però, vai d'accordo con tutti, giusto? In realtà no, perché c'è sempre qualcuno più estremo di te. Secondo alcuni dovremmo mangiare solo mele, questo perché abbiamo rinunciato all'Eden per una mela, che in realtà non era una mela, ma non importa. Insomma, secondo loro, le mele sono l'unico alimento di cui l'uomo ha bisogno. Ok, quindi adesso mangio soltanto mele e nessuno può più rompermi. Io mangio solo mele rosse Stark, tutte le altre sono sbagliate. Ok, allora mangio solo mele rosse Stark e nessuno può più rompermi. Io mangio solo mele rosse Stark selvatiche perché quelle coltivate sono sbagliate. Ok, io mangio solo mele rosse Stark selvatiche e nessuno può più rompermi. Mangi i semi che ci sono dentro? Sei un mostro! I semi servono a far crescere nuove piante! Ok, io mangio soltanto mele Stark rosse selvatiche, crude già che ci sono, sai mai. E preservo i semi per far crescere nuove piante e nessuno può più rompermi. Ok, mangio solo mele rosse Stark selvatiche che sono cadute naturalmente dall'albero, crude, senza mangiare i semi per permettere all'albero di riprodursi e nessuno può più rompermi. Tu mangi? Sei un mostro! Pensavate che con le mele rosse selvatiche nessuno potesse più guardarvi dall'alto in basso? E invece no. I respiriani credono che non serva né mangiare né bere. Potete mangiare e bere ogni tanto perché è piacevole, però non serve. Ovviamente non sto parlando di digiuni. Se digiunate per un mese, beh, andate a fare da concime ai fruttariani. Sto parlando di cibarsi solo e esclusivamente di prana. Prana. Ma cos'è il prana? Per semplificare molto, ma davvero molto, secondo gli induisti, il prana è una sorta di energia che permea tutto l'universo, energia a cui potete accedere anche voi attraverso la meditazione, oppure attraverso dei costosissimi corsi. Costosissimi se non considerate che non dovrete mai più spendere per andare a cena in un ristorante. Purtroppo non sono riuscito a trovare nessuna statistica su quanti respiriani esistano e nessuno di questi ha mai voluto dimostrare a un team scientifico come si può vivere a lungo e di solo prana.
perché se vivi di solo prana non te ne frega niente di dimostrare qualcosa agli altri. Insomma, da chi mangia tutto a chi non mangia nulla, ognuno ha le proprie convinzioni su cosa sia giusto e sbagliato mangiare. Temo anche che ognuno abbia un organismo diverso e in evoluzione, per cui quello che fa bene a qualcuno potrebbe fare molto male a qualcun altro. E forse questo è uno dei motivi per cui ci sono così tante diete e non si trova l'unica e vera alimentazione perfetta per chiunque. Una menzione speciale è i gratisivori, cioè quelli che mangiano soltanto gratis. In realtà è una cosa seria. I supermercati devono buttare un'enorme quantità di prodotti prima della scadenza e alcuni pensano che questo sia un vero e proprio spreco, per cui mangiano solo cose che sono state buttate cercando di ridurre almeno un po' l'impatto dell'uomo sulla Terra. Ci sarebbe ancora tanto da raccontare, ma per oggi direi che ci fermiamo qua. Ciao! Mister Coniglio mi ha accompagnato in tutti i viaggi. È stato in Australia, a Bali, in Tasmania, in Nuova Zelanda e anche cucito la maglietta di Mister Coniglio a mano. Mi è appena stato fatto notare che vestire un coniglio non è carino nei confronti del coniglio, che non si sarebbe messo da solo questa. Il coniglio dice che è una cazzata.